Buonasera a tutti, io sono Angelo Porfano, meglio la sapete. E come Andrea Cioffi, prima di entrare in Parlamento, facevo anche l'ingegnere. Appena entrato lì sono entrato in commissione ottava, che era la commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, era un po' quella più gettonata da noi, eravamo 25-30, volevamo entrare, poi facevamo una selezione in base ai voti, curriculum. Poi successivamente fu scelto, questo lo dico, forse è un'esperienza bellissima che sto facendo, è peccato sono l'unica alla Camera, ma ringrazio tutto il gruppo che ha scelto me come membro del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, cioè quella commissione bicamerale che esercita il controllo sui servizi segreti italiani. Per cui sia per ottimizzare i miei lavori, sia per lasciare spazio, come ha anticipato Luigi, a un carissimo amico che ha portato adesso a termine una missione che non è solo per la campagna Terra in Fuoco, ma per tutta Italia, questa dell'approvazione dei dati ambientali, sono passato in commissione difesa e poi tra un po' Salvatore, penso in settimana prossima, passerà in commissione ambiente. Bene, detto ciò, io sarò brevissimo perché siamo tutti stanchi dopo 4 ore. Questa serata è stata proprio l'esempio di che cos'è il Movimento 5 Stelle, l'ho detto all'inizio e lo dico per tenere la verità. Non deve essere visto come un altro simbolo della politica italiana, se no abbiamo perso. Il Movimento 5 Stelle, e questa sera ne è stata la prova, è uno strumento di democrazia diretta e partecipata dove cittadini normali, informati, portano le loro idee, le loro proposte nelle istituzioni attraverso i portavoce eletti. Ora ci siamo noi, domani ci siete voi, tanto 2 mandati entreremo ovunque adesso, noi siamo all'anno zero, non vi fate ingannare dal 25,6% nazionale, noi siamo all'anno zero, io lo dico sempre, dobbiamo scaricarci i regolamenti comunali, gli statuti comunali, studiarci le delibere, le determine, entrare in tutti i comuni d'Italia, entrare in regione Campania l'anno prossimo, andare in Europa adesso, siamo solo all'inizio, cioè un'avventura che sta iniziando adesso e non si fa né con le chiacchiere né con le urla, si fa con impegno, dedicando del tempo libero, del tempo privato a questa causa. Io vi voglio raccontare velocissimamente un aneddoto. I primi miei, il terzo o quarto mese, ero con Carlo, Alessandro Di Battista ed altri al bar della Voit e c'era il simpatico senatore Antonio Razzi che ci raccontava lì alla luce del sole. Dovete sapere che lì in Parlamento del Transatlantico ogni testata, il Fatto Quotidiano, la Stampa, Repubblica, l'Unità, ha un inviato a dei giornalisti, quindi stanno tra di noi e scrivono gli articoletti. Ebbene, Antonio Razzi ci raccontava come si era venduto il passaggio da Di Pietro a Berlusconi, la trattativa, c'era in mezzo il figlio e queste cose qua, ed erano i giorni in cui il giorno dopo, proprio quei giorni, io aprivo il giornale, in prima pagina, seconda pagina, c'erano i grillini, gli scontrini, la diaria, queste cazzate qua. Perché? Perché fa male alla casta vedere dei giovani che si dimezzano lo stipendio, lo mettono in un fondo di piccole e medie imprese. Fa male a questi signori qui aver visto una forza politica per la prima volta nella storia della Repubblica, lo ripeto sempre, aver lasciato 42 milioni di euro allo Stato, rispettando il referendum domandato. Queste cose fanno male. Allora il sistema ti deve ridicolizzare, lo diceva Gandhi. Prima ti ignorano, poi ti deridono, poi ti combattono, poi vinci. Abbiamo superato quella fase, come dire, di prima ci ignoravano, poi ci hanno deriso, ogni volta, adesso ci combattono con ogni mezzo. Io sono stato sbattuto in prima pagina un mesetto fa, così Nicola Moro in Calabria, adesso Villa Rosa in Sicilia, Vito Crimi in Lombardia, ci hanno attaccato sul farsi da sud, abbiamo dovuto perdere tempo, qui pure quei ragazzi con gli avvocati per fare le querele, non l'ho mai fatte, però poi quando scrivo il falsità le fai. Ebbene, questo è il sistema dell'informazione italiana. E la mente critica nostra deve essere brava anche a leggere, a guardare queste cose con occhio molto critico. Purtroppo io sono orgoglioso di essere italiano perché il movimento è nato qui in Italia, è una cosa completamente innovativa, e vi posso assicurare che tutto il mondo ci sta studiando, tutto il mondo ci sta osservando, e questo lo dovete sapere. Io voglio chiudere voglio ringraziare in maniera molto sincera di cuore, perché voi siete, non riesco a trovare il termine, la nostra benzina, la nostra linfa, ogni weekend, ogni sabato, ogni domenica, per farci ripartire con tanta grinta e passione lunedì. E dico, lì dentro questi ragazzi stanno facendo un'avventura veramente unica, perché non è se, ci sono dei momenti veramente tosti. Faccio l'esempio di Massimo De Rosa, un ragazzo che è stato accusato per aver utilizzato un'espressione poco carina, che sicuramente ha sbagliato nei confronti delle donne del PD. Ma io vi dico, quella stessa giorno prima, in quel caos dell'aula, c'erano deputati di Scelta Civica del PD che offendevano le nostre donne, quelle che erano rimaste sopra, che erano scese sui banchi, non voglio ripetere quelle frasi, ma dicevano state stressate, trovate il fidanzato, fate questo e quell'altro, con volgarità assurde. Queste cose non le scrivono sui giornali, lì ogni giorno ci sono persone che si erano in scarpe
per lanciarcele in faccia. Ci sono persone che dicono vi aspettiamo fuori, vi aspettiamo fuori, poi noi siamo fuori con i cittadini, loro non si nessuna traccia di queste persone. E quindi è bellissimo vedervi sempre di più, noi torneremo là a combattere sempre con più grinta e io non spero più, io sono convinto che noi questo paese lo cambieremo, lo stiamo già cambiando, lo stiamo riprogettando al di là di quello che stanno dicendo ed è solo una questione di tempo. Ovviamente una rivoluzione pacifica come la nostra, culturale, non avviene in un giorno o in qualche anno, ci vorrà qualche anno in più, ma procedendo così è l'unico modo per arrivare alla vittoria finale. Quindi...